Ciao ragazzi, siamo nel pieno della Steam Next Fest e oggi assieme a Fera proviamo la demo più popolare e più richiesta al momento. Siamo su Delta Force, che probabilmente conoscerete da una serie di giochi degli anni 2000. È un successore spirituale, diciamo, visto che è un gioco moderno, ambientato in un futuro prossimo, ma in realtà sembra che non ci siano poi tanti gadget futuristici, e dovrebbe essere una sorta di Battlefield, ma con elementi un po' più da sparatutto arena in prima persona, quindi un po' più veloce. Ci saranno comunque delle classi, degli operatori e anche i veicoli. E questa modalità Warfare praticamente è quella PvP in cui noi scegliamo la modalità che al momento, essendo la prima partita, dobbiamo fare attacco e difesa, quindi c'è una squadra che attacca e una che difende. Poi ci sono anche modalità come Capture, Flash e Assault, però queste qui vanno sbloccate oppure non sono disponibili al momento, quindi ci tocca fare attacco e difesa. Dobbiamo scegliere una nave, beh, una barchetta. E durante il deployment uno può scegliere anche il loadout. Oh, io sparo, ma chi spara? Non c'è Ma chi nessuno. sta guidando? Io non sto facendo niente. Non lo so. Si guida da sola. Ah no, ma si è fermata. Adesso lo devo guidare io. Sono da solo. Sembra di no. Apposta. Sembra di Sì, no. sì, sì. Comunque c'è Sì, qualcuno. adesso sono io alla guida. Non so chi è l'altro con me. Ma chi è? Lo sbarco in Normandia. Ah, oddio, Se mi hanno colpito. Merda. Come faccio a uscire dal con la F veicolo? si esce dal veicolo. Cavolo. È un casino, ma non è bella questa situazione. Tra l'altro ti puoi sporgere a destra e Cazzo! sinistra Ma mi dalle stanno bombardando! coperture. Ci sono i cannoni sulla. Cazzo, c'è un cecchino lì. Porca boia, Sulla costa. sparano solo a me. Abbiamo anche un tank. No, ma è ve Vehicle Supply Station. No, ma io ho una mitraglietta, è perfetta per queste distanze, guarda. Però Sì. ecco, secondo me mi sembra un gioco più simile a Battlefield che ad altri. Sono morto sulla spiaggia. Beh, Considerando che però il almeno Battlefield che abbiamo già preso la testa di ponte. è? E uno l'ho ucciso. Oh, figo, la cura è Quindi automatica. le abilità VG4, insomma, un po' di C'ho gadget ready. un drone, una squadra di droni, ma non so che cosa fanno. Ma in teoria, quindi con Mi sembra Z1, sì, smoke? come Battlefield, Sì. con Z si sdraia, può mettere il treppiede. Sì. Beh, diciamo che in un momento che Battlefield non è che stia andando No, ma. proprio alla grande. No, ma Battlefield è. Quello attuale è finito. Stanno lavorando su un altro gioco, ma quello lo vedremo probabilmente nel 2026, se non addirittura 27, perché si stanno prendendo il loro tempo. Da quando sei abbattuto, non puoi Ah. strisciare per andarti a mettere magari sotto No, ed è copertura. giusto così. Comunque c'ho qua. Quindi direi che la tradizione di Battlefield è rispettata. Sono caduto in mezzo a 15 nostri compagni e mi hanno lasciato crepare. Per cui direi che è esattamente come Battlefield. E io sto facendo il medico e sono da solo, quindi. C'ho a 15 metri un medico, ma non so se mi rialzerà. Call for Non help. credo. Vediamo se mi. No, è morto. Dovremmo metterci. Che ne so, dietro Dovremmo un fare una carro. manovra a tenaglia. Ci dovrebbe essere il carro che avanza. E noi che siamo di lato, dietro, comunque prendiamo la copertura da lui. È così che si avanza. Ma se il carro sta fermo indietro a cercare di fare solo kill, è Ah, un po' beh, inutile. questo è utile però, questo coso del. Ah. Ah, ho preso un veicolo! LOL! Era lì fermo. Tanta roba. Però non è un carro armato, è mezzo corazzato. Beh, però ce l'ha il suo cannoncino. Ammazza che mira, oh.
Quindi abbiamo un lancio, cioè una specie di lanciagranate, una mitragliatrice. Ah, io con questo, allora, io con questo personaggio qui posso avere il respawn beacon, quindi è come lo scout su Battlefield, posso mettere giù. Oh cacchio, sono respawnato in un elicottero al posto della cannoniera e ci hanno abbattuto prima che si potesse dire vaffanculo. Io non so se sti cannoni, ste torrette si possono distruggere definitivamente, perché le stanno usando per difendersi giustamente, però se le distruggessimo sarebbe più semplice. Non so come si ricarica la vita a sto veicolo. Se è automatico, tipo dopo tot, devo andare da qualche parte. Se ci vuole un ma come ritorno in battle, cazzo? Sono oltre le linee nemiche. Ah, vehicle supply station. Qui forse ricarica. Vediamo. Oddio, il drone! Sborrata. Sì, la musichetta non fa presagire qualcosa di buono, ecco. Vabbè. Ok, sono esploso, è giusto così. C'è l'elicottero, attenzione! Ok, sono a bordo di un elicottero. Attento perché prima mi hanno abbattuto in mezzo secondo, io ero alla cannoniera, ma... Ecco, il tizio che avevi preso tu prima. C'era tipo un lanciarazzi contro gli aerei, gli elicotteri. No, però no, non ho idea di come si guidi sto coso. No, il nero? No. È quello grosso, non lo so. No, no, io non avevo preso quello grosso. Era uno grosso. Avevo il nero. No, no. Ma come cazzo sto guidando? Non so come cazzo si gira sto... Vabbè, ho capito, mi mollo. Lo lascio cadere così. Provo a prendere il cannone qui. Vediamo se fa qualcosa. Vai, drone, oh, vai. Boom. Non so cosa sia il drone, se è solo per spottare o se anche per attaccare, ma non l'ho ancora capito. Però rispetto a Battlefield, a quanto pare la distruttibilità è zero. Oh cazzo! È passato un veicolo davanti a me e io c'ho il cannone. LOL! E me lo sfondo! E anche un carro armato. Oh, non mi stanno vedendo. Ok, ora mi hanno visto. Molto bene. E mi hanno ucciso con un colpo, giustamente. Peccato, però gli ho fatto un po' di male, gli ho tolto metà vita. Non sono stato io a distruggere quel carro, ma va bene. Vabbè, basta che ti prendi il merito. No, no, la granata l'ho lanciata, ma non l'ho colpito però. Fantastico. Ecco, sta cosa è molto bella, oh, saliamo con le zipline, guarda che figo. Sarà una mattanza, ovviamente, no? Sa. Per noi, per purtroppo. Ci vorrà poco di copertura, probabilmente. Il tank come fa a salire con la zipline? Ci avrà un cavo metallico per legarsi, no? Probabile. No! Morte stupida. No. Col Mini 14 mi hanno fatto fuori. Non lo sentivo dai tempi di PUBG. Mamma mia, che arma di merda. Però mi hanno rialzato. Sta novità. Poi un'altra cosa che sto usando poco è il fatto che ti puoi sporgere. Te l'ho già detto, no? Con QED. Sto usando poco. Ha una durata però il punto di respawn che ho messo. Scade. Vai in avanti. Comunque ho 19-11. Ma io devo ancora fare una kill.
Porco di... Però... Cioè... Vabbè, sono sfortunato. Ma sfortunato di che? Tipo adesso mi hanno tirato 3 granate in testa. Ma manco se ti impegni non fai una kill, oh. Ma dai! Ma te l'ho detto, sono proprio sfortunato. Allora, questo corre. Ah, questo è quello con le gambe. Cos'è? Sto venendo atterrato. Sì! Bella killazza di granata. Bene, e questo l'abbiamo catturato, grandi. Ci stiamo riprendendo. No, eravate troppi! Sì, è diventata una trappola mortale quel tank. Ho fatto una kill. È un evento. Sei contento? È un evento. Ho fatto un'altra kill. Allora vinciamo adesso. Ho fatto altre 2 kill. Era, dovevo solo no. Sciogliermi. No. Vabbè, ci sarà un altro ingresso, eh. Uno l'avevo provato prima, ma forse addirittura mi un terzo. Tirerà subito Shocked, che è un passo da me. No. Comunque non ho capito sulla mappa, so io. Non ho capito sulla mappa, cioè, in Battlefield quando fai il medico comunque ci sono i compagni... Ne ho uccisi 2 intanto. Ah, questo lo stavo per tirare su ma si è reso più shock. Ha detto no, ragazzi, questa no. E poi arrivano 10.000 granate tutte insieme. Droni e peggio... che cosa? Vabbè. Ormai abbiamo 3 rientri, io non rientro neanche. Aspetto da... Così non muoio, no? Sì. Sono in terra. Siamo passati da un'area incredibilmente aperta, dove c'erano poche coperture, a una dove i tunnel, veramente... spammatore di granate. Esatto. Poi ce n'abbiamo un botto, tra le abilità e anche il lanciagranate, io non so quante ce n'avevo comunque. La migliore squadra sono 4 cicciottelli. Tutti. 4 bestioni, vedi che c'avevano il lanciagranate, il lanciarazzi uno dietro. Sì. Beh, che squadra di merda però. Squadra ranking 4 grazie a me. Guarda là, che monnezzaio. Io sono livello 3 e tu sei livello 2 però, eh. Quindi il gioco premia chi fa qualcosa di più. Però onestamente a me sta piacendo. Beh, cioè, forse c'è un problema di bilanciamento delle mappe in cui appunto la parte finale era tutti i tunnel, era difficile uscirne fuori. Però siamo sempre all'inizio. Ti dirò, lo shooting ho visto di peggio, così a occhio croce. No, a me lo shooting sembra incredibilmente valido. Non di peggio, incredibilmente valido. C'è un sacco di rinculo, ma probabilmente è pure per una questione di realismo. Sì, sì, no, non ci sta. Ok, c'ho il lanciarazzi, ma io non vedo aerei loro, quindi... Elicotteri loro, quindi che cazzo serve? Poi c'è un altro lanciarazzi. È uguale, sempre lo stesso. Beh, mi hanno distrutto i sacchetti di sabbia. Almeno quelli li vengono distrutti, dai. O magari è scaduto quel sacchetto che avevo piazzato. Può anche darsi.
Non ci credo. Vediamo. Dai, tutti con sto cecchino. Vediamo il cecchino. Quando vede qualcuno, li flash quel drone. Dai, c'ho il mini 14. Wow. È la merda il mini. Ce l'ho anch'io. Adesso penso che si possa cambiare. Mini 14 col 4 per. C'è tipo il car. No, c'ho visto, ho visto che c'è anche la VM. No, insomma. Ma ci stanno un sacco di armi. Cioè, quello. Poco ma sicuro. Ma guarda se questo mi se leva a rompe i coglioni qui. Io sto sparando alla gente, colpisco lui, che non c'è neanche il fuoco amico, ma mi blocca il colpo, non li posso uccidere. E che cazzo. Se può andare a cucciare da un'altra parte. C'ho un bel mirinazzo. Stiamo avanzando lentamente. Lento ma inesorabile. Sì. Bello questo. Flash a ne ho flashato il casino. E io però non li riesco a colpire. C'è anche un medico qui. Ah no, ok. Mi ha guardato e poi è stato headshottato. Ok. No, c'è gente. Mori! No, da chi? Ma no, vabbè, ma io ero dietro la copertura, ma questo... Che m'ha preso? Al mignolino! Ormai... 5 rientri. Si sono buttati dentro Alfa adesso, così. Cazzo. Minchia ste gambe come corrono. Qualcuno rispondi su di me, sto attaccando Bravo da solo! Che cazzo mi sta sparando? Niente. Mi stanno sparando però. È arrivato adesso quel cazzo di veicolo. Nel frattempo io sono morto. Sti cazzi. Una certa. Meno male che avevi la fama di quello che tirava su la gente. Ho capito, ma è sceso il veicolo, lo prendo prima che me lo inchiappettano. Ma poi, se non ha nessun padrone, secondo me lo possono prendere anche i nemici, eh.
penso. Mi stanno a sfondare però. Ah, in mezzo gli ho sparato! Ah, cazzo. Ma questo salta. Chi? Salta e spara, ma che cazzo è? No, il veicolo no, però. Cazzo. Esplodo? Vabbè. Dai, dovrei esplodere perché sono tipo rientrato nella zona di guerra dopo quando stava pescando il tempo e... Madonna. Defeat. Ah, era... Ah, così. Abbiamo finito i punti. E meno male, guarda, che schifezza. Quanto hai fatto? Hai fatto una kill? Ma, fatto meglio di te. Immagino. Sì, proprio. 3-9. Bravo. 24-13 e una cattura. Quindi che cazzo è? Ma sta, ma falla finita. Guarda. Bravo, che, bravo, bravo. Che squadra di merda, come preso, al solito. Io ho preso una medaglia d'oro in logistica. È incommentabile. Logistica. Però abbiamo logistica. Sbloccato la modalità cattura, dai. Dai, basta con questo attacco e difendi. A me non mi è mai piaciuta questa modalità. Ma per te, io non sono a livello 4. Perché chiaramente ti devo boostare. Prima eravamo a un livello di differenza, adesso siamo passati a 2. Non è così, mai. Addirittura, 6 settori. Ma sono 6 settori però, è un botto. Vabbè. Ma è lentissimo sto quad, oh, ma c'è il boost. Tra l'altro sono più piccoli di una persona. No, ma dietro penso che si possano sedere. Almeno uno. Sarà. Vabbè. Minchia, sono venuti tutti in B, sono venuti. Io mi sono nascosto nella smoke. Aspetto di curarmi e poi speriamo di fare qualcosa. Tanto un paio li ho fatti fuori. Ma questo andò uscito, che non c'era prima. Oh, ma può essere che noi non abbiamo mai un battaglione che riesca a vincere una partita? Niente, siamo... È così. Falla una kill però, oh. Non ho ancora sparato un colpo. Ma ci sono tipo i suoni, sembrano tipo Among Us quando... Sì, quando muore. Quando fa... Oh, ma nessuno mi viene ad aiutare in C2, sono da solo a conquistare, ma può essere sta storia? Io sono, non sono un po' nella terra di nessuno, non riesco a capire. È troppo grande sta mappa. Ma che è troppo grande? Almeno rispetto a Battlefield qui, veramente, è difficile perdersi, I punti sono molto vicini tra loro. Niente, ero 20 ore da solo a conquistare C2, alla fine ne avevamo fatto un cazzo. Bene. No, ma fa piacere avere sempre squadre di un certo livello. Niente, cioè tutti gli obiettivi hanno, dai, ma sì, ma è fattibile sta cosa, no? Non bestemmio, guarda. Qua manco il treno di Battlefield 1 salverebbe la situazione. Niente, noi abbiamo quel carro fermo lì da 10 ore, fa un cazzo, sta lì fermo, camperare, mantiene la posizione. Mantiene la posizione.
Dai, ormai quantomeno non facciamoli arrivare in base, no? Beh. Poi quando io prendo la contraerea, l'elicottero non c'è mai. Mo c'è sta l'elicottero. Alla fine non ho provato altre classi, ma ormai. Tra l'altro un cecchino, come classe, c'ha il Detection Arrow, come Hanzo di Overwatch. Tale quale. Bella, bella partita, guarda, proprio... guarda che punteggi! Guarda che punteggi! Io sono arrivato a metà con tre. Cioè voi in tre non fate il mio punteggio, in tre non arrivate a 7000 di punteggio. No, sai contare. In tre partite ne avessimo vinta una. Giusto la prima è stata, dai, siamo arrivati all'obiettivo finale, ma non ci siamo riusciti, oh, la mappa lì, granate a tutto spiano, ci può stare. La seconda peggio, la terza peggio ancora. C'è un'ampia possibilità di personalizzare le armi, quindi, soprattutto con questi attachment. Al momento non sono tantissime le armi, questa è sempre una demo, quindi... Il gioco non ha neanche una finestra di lancio, forse 2025, non mi ricordo. Però è un misto tra Call of Duty e Battlefield. È una via di mezzo, che a me sembra un po' più Battlefield, però senza la distruttibilità ambientale. Con il fatto che ci sono le squadre, e il peso che poi fanno parte di... mi sembra comunque inferiore rispetto a un Battlefield. Sono comunque importanti, sono molto importanti, ma più che altro non sono tantissimi, perché puoi avere un solo carro, un solo elicottero, una sola contraerea, quindi è quella la cosa, non ce ne sono tantissimi e quindi spostano ma il giusto. Vabbè, la cosa più buona forse è che il feedback sullo sparo mi è sembrato abbastanza buono. A me è piaciuto. Tra l'altro penso che anche è abbastanza anche ragionevole, non vai giù con un colpo, però se dai una sprayata addosso a uno lo abbatti. E forse il time to kill è un po' basso. Però questa era solo una delle modalità presenti del gioco, anzi della demo, perché ce n'è un'altra che è praticamente la modalità Extraction, e poi c'è la campagna, ma la campagna non è è bloccata, quindi si sbloccherà all'uscita del gioco e la prossima volta vedremo la modalità Extraction. Fateci sapere voi cosa ne pensate, grazie mille per la visione, noi ci vediamo in un prossimo video.